dicevo, a proposito del numero uno prodotto in Italia, c'è un dato abbastanza significativo che posso leggere sempre dal libro di Gaetano. I numeri uno del 95 sono stati 23, dei quali 16 sono stati prodotti in Italia, e i brani che hanno raggiunto lo spazio dell'Empipista ma non la vetta sono stati 18, 13 dei quali sempre prodotti in Italia. Sommando questi dati otteniamo la conferma del dominio della dance italiana, poiché 29 dei 41 riempipista sono stati prodotti in Italia, vale a dire il 70,7%. Maro. Applauso, applauso, applauso. Moving on, anche questo disco prodotto in Italia, The Blitz, numero uno nel mese di maggio. E adesso veniamo a una delle canzoni che possiamo, forse non è il caso, aspettiamo la fine della classifica per dirlo. Possiamo affermare che questo è sicuramente uno dei brani più ballati dell'anno, perché, tanto per farvi capire, è stato numero uno 4 settimane, un mese, è Dancing with an Angel di W. Più ballati dell'anno, uno dei numeri uno del 95, insieme a un altro che poi ascolteremo più avanti, poi alla fine facciamo proprio un vero consuntivo di quello che è successo e di chi potrebbe essere la numero uno. Ma noi solitamente le numero uno, oppure i riempipista dell'anno, li ascoltiamo sempre in ordine cronologico, senza stilare una classifica annuale, diciamo, no? Infatti dove siamo? Siamo a giugno, un mese numero uno a giugno, W con Dancing with an Angel. Nello stesso periodo tra giugno e luglio c'è una canzone che non ha mai raggiunto la vetta, ma che è stata nello spazio riempipista 5 settimane. Maro. Lui è veramente un fenomeno, il suo nome è Scatman John. This is DJ time, it's DJ time, it's DJ time.
The Scatman and The Scatman. Siamo a metà della nostra classifica, del nostro riassunto dei riempipista del 95. Siamo nel periodo giugno-luglio, quando nello spazio riempipista c'era Scatman per ben 5 settimane con I'm the Scatman. Facciamo una pausa, ritorneremo tra pochissimo con una numero 1 del mese di luglio. Una delle pause più brevi della mia vita, neanche il tempo di respirare. 2 settimane al numero 1 nel mese di luglio nella DJ Parade. Olè, e Fargetta con la rosa in bocca? Sembri un maialino più che un ballerino. Angel, James Poon. Il riempipista del 1995 on Radio DJ, One Nation, One Station con Alba, Alba, Albertino.
diciamo che Angelo è stato uno dei nomi più diffusi nelle canzoni dance del 1995, questo è un dato che vi posso dare io. In base a che cosa? Niente, così, in base al fatto che secondo me è così. Erano James Spoon insieme a Plauka, l'unica donna che ha il nome di una vodka. Due settimane al numero uno nel mese di luglio nella DJ Parade, che continua con un altro brano mai arrivato in vetta, ma per tre settimane questo brano è stato nello spazio riempipista, introdotto da un jingle fantastico personalizzato. Sta arrivando Infinity degli Usura e Datura. Welcome aboard. Relax your minds. For Albertino.